Secondo una leggenda del posto, lungo la costa del Maine giravano numerosi grifoni. Uno di loro fece un nido in cima al picco roccioso dell'isola più grande, prima di pietrificarsi e cadere in un lungo letargo. L'isola prende il nome da questo, Griffin Rock. Ma dai, è soltanto una roccia a forma di grifone. Non penserai che crediamo a queste storie, sono leggende. E chi può dirlo? Andiamo. Che noia. Credo che ci abbia visti. Ragazzi, difendiamoci. E vai! Sta diventando divertente. Visto? Questo si chiama tiro a rimbalzo. Devo ancora migliorare. L'hai fatto arrabbiare. Signore, le comunico che devo riallineare le gomme. C'è stato un terremoto. Graham, sono già in postazione e controllo i sensori. Capo, le ricordo che Cody è andato sul Mount Griffin. Cody, vieni via. E attento ai massi che cadono. Io non vedo nessun masso che cade. Ma vedo una macchina che vola! Una macchina che vola? Sull'isola non mi risultano registrati automezzi in grado di volare. Oh no! A routine patrol with four bots and stasis. Each little poke in the strangest of places. Earth was their home, now and in addition, Optimus Prime gave them this mission. Learn from the human, serve and protect. Live in their world, earn their respect. Family of heroes will be your allies. The others remain robots in disguise. Roll to the rescue, a hero. Sotto, presto! State tutti bene? Noi sì, ma nell'auto non c'è il guidatore. Danny, rintraccia i Rubio il prima possibile. La loro auto è appena precipitata da Mount Griffin. Ok, papà. Venite, vi porto a casa. Forte, le leggende cominciano a piacermi. Papà, c'è stata una serie di furti negli ultimi 30 minuti. Un paio di bici, quattro antenne satellitari e un razzo giocattolo. Strano assortimento. Dei furti simultanei? Apro immediatamente il dossier. Allora, avete trovato i Rubio? Sì, erano al parco pubblico. Stavano facendo un picnic e a un tratto l'auto ha preso il volo. È come se l'avesse afferrata qualcosa, dicono. Qualcosa di invisibile, spaventoso e terrificante. L'ultima parte l'ho aggiunta io. In effetti sembrava che ci fosse qualcuno alla guida. Invece non c'era nessuno. Aggiungo anche questo al dossier. Furto d'auto ad opera di qualcosa di invisibile. Ed è successo tutto subito dopo il terremoto. In realtà è stata una turbolenza vulcanica. I sensori sismici ne indicano l'origine su Wayward Island. Tranquilli, nessun pericolo di eruzione. Ma vorrei andare sull'isola a sostituire il sensore, papà. Sembra si stia disattivando. Buona idea. Prendi la Darby Ava. Papà, ci andiamo anche noi! Perché, scusa? Non c'è niente, Cody, ed è un posto dove è facile perdersi. Sarà emozionante! Ho letto che le femmine di grifone andavano a nidificare sulle isole della zona. Magari ne troviamo uno! Ma questa è la guida sulle leggende delle isole del Maine. Io passo. Sì, passo anch'io. Preferisco evitare di passeggiare su quell'isola. Mi dispiace, Cody. Peccato. Tu lo sai che sono solamente leggende. Sì, papà, lo so, però... Perché vuoi cercare i grifoni, visto che non esistono? Beh, per il gusto dell'avventura. Ne abbiamo già abbastanza, grazie.
e potrebbe servirmi a prendere un bel voto nel tema che devo scrivere. Va bene, è un buon motivo. Conta su di noi. Scusa, con noi intendi... Anche tu. Avrei preferito stare qui. Io e Chase non possiamo venire. Dobbiamo indagare sugli oggetti rubati. Allora, buona fortuna. Anche a voi. Spero che troviate il nido di quella creatura immaginaria. Vi ricordate cosa cerchiamo? Delle femmine di grifone. Che non esistono. È per il tema. Tranquillo, Blaze, non ne vedrai nessuna. Senti un po'. Si dice che le femmine di grifone diventino invisibili quando sono lontane dal nido per non essere seguite al ritorno. Invisibili? Cioè, come qualche cosa di invisibile ha afferrato quella macchina? È vero. Pensi ci sia un collegamento? No. Io penso di sì. Il sensore difettoso è al centro dell'isola. Puntiamo a nord. Vediamo se qui in giro c'è qualche nido di grifone. Tu sai come sono fatti? Secondo il libro, i grifoni usano materiali molto resistenti per costruirli. Dei sassi, dei grossi rami. Magari automobili, oppure oggetti di metallo trovati sull'isola. Beh, tanto per dire. Un grifone invisibile che ruba del metallo per il suo nido. Ma sì, certo! Questa è un'avventura! Metallo, proprio come il nostro. Continua a scrutare il cielo, Blaze. Speriamo che prenda un bel voto nel tema. Metallo. E cos'altro hanno in comune quegli oggetti? Li hanno rubati nei punti più alti dell'isola. È come se li avesse veramente prelevati qualche cosa di invisibile. Non siamo passati di qui per installare i sensori. Ci siamo persi. Può darsi. Qualcosa interferisce con la bussola. Credo che sia quel masso. I livelli di ferro sono molto elevati. Credo sia magnetite. Che cos'è, scusa? È una specie di magnete naturale. E i magneti danneggiano le bussole. Qui ci sono delle incisioni. Quelli sono dei grifoni. Ma come? I grifoni non esistono. L'avete detto voi e io vi ho creduto. Beh, qualcuno pensava il contrario. Quelle potrebbero essere rune vichinghe. Hanno lasciato incisioni su molte isole della zona. E i vichinghi credevano nelle creature mitologiche. L'ho letto su quel libro di antologia della guerra. Forse hanno inciso quella pietra e l'hanno messa qui perché Wayward Island è il posto dove nidificano i grifoni. Quelle leggende devono pure avere un'origine. La sentite anche voi? La voglia di tornare a casa? Sì. No, parlo della voglia di volare. Ehi! Ehi! Che sta succedendo? Wow! Oh no! Ragazzi! Boulder! Blaze! Heatwave! Thank you.
che roba è? Lo so io. Questo è il motore della Darby Eva. Ehi, papà, mi ricevi? C'è qualcosa che disturba il segnale. Dai, andiamo a cercare i bot. Che cos'è successo? Mi sono sentito sollevare da qualcosa. E poi ha mollato la presa. So a cosa stai pensando, ma non era un grifone. Nessuno stava pensando a quello. Un grifone! Oh? Eccetto Blades, forse. Un grifone! E per poco non mi prendeva! L'hai visto per davvero? Certo! Era là dietro! Presto, torniamo alla barca! Un attimo, Blades. Prima dobbiamo controllare. E poi la barca non può partire senza il motore. E il nostro è finito in mezzo a questi alberi. Oh, ragazzi, siamo spacciati! È bello avere il laboratorio galleggiante di Doc Green. Certo, ma avevo completamente scordato quanto fosse lento. Ragazzi, qui non c'è traccia né dell'auto dei Rubio né del carro attrezzi. Eppure andavano in questa direzione. Sì, verso Wayward Island. Ascolta, papà, abbiamo qualche notizia dei cacciatori di grifoni. Graham, Cody, rispondete. Strano. Andiamo a dare un'occhiata. Era da quella parte. Però io non disturberei la sua privacy. State qui. Ma dai, Blades, è solo una statua. Eh già, ovviamente. Che altro? Te lo dico io, è un ingresso. Credo che sia un tempio antico. Chissà se ne parla anche il mio libro. Scommetto che è stato costruito dagli stessi vichinghi che hanno inciso quella runa. A nessuno viene in mente che potrebbe essere un tempio per i grifoni? Anche se i vichinghi ci credevano, non vuol dire che esistano. Nemmeno il contrario, però. Sentite qui, sul libro c'è scritto: nel corso dei secoli, i luoghi delle nidificazioni diventarono sacri e vennero quindi protetti. Ma io mi chiedo, protetti da che cosa? Ho di nuovo quella strana sensazione. Ehi, guardate laggiù! Accidenti! Questa è una maledizione! Chase! L'ho preso! Ah, che botta! È stato un viaggio del tutto inatteso e molto sgradevole. Ehi, Chase, scusa, ma da dove arrivi? Un momento prima ero sul laboratorio galleggiante col capo, Cade e Danny, e subito dopo... Ti ha afferrato un grifone invisibile, dico bene? È per la nostra pelle metallica! Ehi là! Caspita, che botta! Boulder! Dove sei? Da questa parte! Cos'è questo rumore? No! Boulder! No! Fermi! Correte! Ci sono trappole dappertutto qui. Se calpesti la piastrella sbagliata, quei mortai cominciano a sparare. Che idea diabolica! Sì, ma è anche geniale.
Ecco perché non mi piacciono né i grifoni né i vichinghi e in questo momento nemmeno i giovani pionieri. Sì, ma ora concentriamoci su Boulder. Chase! Graham! Cody! Papà, quella è la Darby Eva! Graham non ha saputo governare la barca. Non credo sia stata colpa sua. Vedo un raggio di luce che filtra dal fondo. Potrebbe essere un'uscita. Blades, riesci a volare qui? Mi spiace, ci sono troppe cose che penzolano. Forse in modalità veicolo riusciamo a schivare i mortai e a raggiungere quell'uscita. Proviamo, andate con Chase. Io e Blades non siamo così veloci. Forte, posso guidare? No. Blades, tu sei pronto a scattare? Tu nemmeno immagini la velocità che posso raggiungere quando mi stanno sparando addosso. Autobot, hanno bisogno di noi! Ragazzi, guarda! Troppo forte! Wow! Chi l'avrebbe detto? Caspita, non può essere quello che sembra. Il nido di un grifone! Davvero incredibile! Ho una domanda. Se quel nido è vero e sono vere anche quelle uova, dov'è la mamma? Beh, la mamma non esiste. Il nido è scolpito nella roccia e lo sono anche le uova. Ma c'è... è solo un'altra scultura vichinga. E come ha fatto ad arrivare lì quel metallo? Io non scarterei la teoria della mamma grifone. Ragazzi, che sia vero o no, quello è un nido di grifone. Siamo qui per questo, per l'avventura. Ma avevano dispositivi elettronici i vichinghi? Boulder, sollevami. Solleva anche me. È il sensore difettoso che stavamo cercando. Guarda, è lì che lo avevamo installato, su quella cima. Ma certo, deve essere caduto qui in seguito alle scosse che abbiamo sentito. Graham, e adesso che cosa succede? Sembrerebbe in sovraccarico. Cosa ci sta succedendo? La magnetite! È dappertutto! Il nido è un magnete gigante! Pazzesco! Il sensore scarica elettricità nella magnetite! E genera un super magnete! Ed è così potente che attira oggetti da Griffin Rock! Ok, non c'è nessun grifone invisibile, ma noi siamo bloccati qui! Ora provo a spegnerlo! Niente da fare. Una volta esaurita la scarica, la trazione magnetica diminuirà. Non ci resta che aspettare che si spenga da solo. Non si sta spegnendo, anzi sta aumentando! Se non disattiviamo quel sensore, finiranno nella lava! Proviamo a lanciare qualcosa per romperlo! Non è in linea retta! Non ce n'è bisogno!
avanti! Mano ferma e fai! Giù! Ah! Gran bel tiro! Ottima mira, Cody! Voglio anch'io una fionda! Non potevi fare di meglio! Quello era un tiro a rimbalzo! Grande, Cody! Non è la prima volta che vado a caccia di grifoni! Per nostra fortuna! Senti, Cody, ti ricordi quando per un attimo abbiamo pensato che quello fosse un nido di grifone? Ma certo! Beh, per me è stato molto avventuroso! Grazie! Alla fine il nido non era vero, ma è stato davvero emozionante credere che lo fosse. Ecco perché le storie che gli anziani ci tramandano sono importanti. Ci permettono di viaggiare con la fantasia. Sono Cody Burns, e con questo concludo il mio tema sulle leggende delle isole del Maine. Prenderai un voto altissimo.